Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Settimana di sosta del campionato, ma non mancano gli argomenti di discussione. Torniamo su quelle che sono state ieri sera le parole del sindaco di Bari Vito Leccese su Al-Shabaab, ma domani è anche il giorno della conferenza stampa di chiusura mercato del direttore sportivo Giuseppe Magalini. Di questo e di altro questo pomeriggio ne parliamo in studio con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo. Ciao Antonello, benvenuto. Ben ritrovati. Intanto ti chiedo subito, Antonello, di fare anche un mini bilancio, visto che c'è comunque una sosta del campionato, su queste prime quattro giornate. Cosa, secondo te, hanno detto? Ma la premessa è che nel calcio il risultato non può mai essere un dettaglio, ma sono state partite un po' contraddittorie, nel senso che anche le prime due, che specie la prima che abbiamo aspramente contestato, io anche nella mia disamina sulla Gazzetta ho anche scritto che il Bari comunque aveva fatto, ricordo credo un quarto d'ora con la Juve Stabia, poi mezz'ora della ripresa, cioè ha fatto vedere delle cose buone, però non possiamo sottacere la gravità del fatto di una squadra che ha preso gol con facilità eccessiva, con errori ripetitivi. Quindi il fatto che una squadra produca, sembri viva, ma poi finisca per commettere quegli errori non è una giustificazione. Anzi, a Genova, sai, sempre il famoso, non per citare l'amico Enzo, il famoso bicchiere mezzo pieno. Io francamente faccio fatica a vedere solo il positivo nella trasferta di Genova, nel senso che ho visto anch'io una squadra che si è mossa bene, che ha mosso bene il pallone, che ha prodotto delle azioni belle che non si giustificavano solo con l'uomo in più, perché a volte con l'uomo in più tu hai meno spazi. Però giocare un'ora e un quarto e più, un uomo in più contro una squadra, dobbiamo sempre guardare la storia, che ha preso tre gol a Salerno con una squadra fatta in cinque giorni, due gol a Frosinone con una squadra che la prima giornata era impresentabile, ha perso in casa con la Reggiana, cioè aveva una fase difensiva disastrosa. Tu lì, se sei squadra, devi vincere. E nonostante ciò, hai commesso comunque un paio di errori gravi. Io non so Coda come abbia fatto lui, che è un mostro su quelle palle, a sbagliare quel gol, quell'occasione là. Quindi, detto i soldoni, rimane il risultato tutto sommato non da buttare. Però il Bari deve fare un salto in più sul piano della concretezza, che vuol dire maggiore attenzione difensiva. In attacco con Sassuolo e Sampdoria hai segnato un gol al 93esimo con due squadre in 10 uomini. Sassuolo, che la domenica dopo ha preso 4 gol. Certo, con uno squadrone come la Cremonese, che per me rimane la squadra più forte. Però, quindi, dare un giudizio oggi non saprei dirti. Io oggi devo attenermi alla classifica. E allora, chiedo alla regia di Telebari anche di mostrare delle immagini mentre chiacchieriamo dell'allenamento di ieri, perché comunque la squadra prosegue la preparazione, si tornerà in campo praticamente tra due settimane al San Nicola contro il Mantova. Vorrei toccare con te, Antonello, anche la questione obiettivi del Bari, perché no, si è tanto chiacchierato in questi giorni sulle parole di Moreno Longo, che a chiusura mercato ha detto dobbiamo pensare prima la salvezza, poi io sono un ambizioso, con il lavoro speriamo di andare a toccare poi quella posizione playoff. Le parole invece alla vigilia di questa stagione del presidente Luigi De Laurentiis, che ha parlato apertamente di obiettivo playoff, ti chiedo qual è il tuo punto di vista, se alla fine reputi che Longo sia stato anche sin troppo prudente, visto l'inizio difficile del Bari, 2 punti in 4 partite, su evidentemente secondo lui è una rosa che al momento può centrare l'obiettivo salvezza, ma per far altro allora, fa fatica. Innanzitutto io devo dire che l'anno scorso quest'anno è toccato all'amico Fabrizio Nitti, perché l'anno scorso ci fu la stessa contraddizione, non so se ricorderai, tra Polito che disse durante i playoff io quando arrivo terzo l'anno prossimo non posso che migliorare, quindi vuol dire Serie A diretta. Il presidente parlò di playoff e io lo feci notare, ma non è una polemica, a volte si fa notare una contraddizione in termini, anche se poi i termini dobbiamo chiarirli. Quando si dice obiettivo playoff è troppo largo, perché il playoff si arriva fino all'ottava posizione. Sì. L'anno scorso il Cosenza fino alla terz'ultima giornata era inguaiato per non retrocedere, azzecca 2 vittorie e stava andando ai playoff. Quindi l'ottava non è una squadra superiore alla 12ª. Le prime 5 o 6 sono superiori. La 7ª e l'8ª sono le prime di un gruppone che può lottare per la salvezza o per i playoff. Quindi, se vogliamo, non hanno detto una cosa diversissima, perché salvarsi vuol dire arrivare decimi,
E il presidente evidentemente dice che arrivare ottavi va bene, quindi più o meno. Perché Longo dice così? Longo non è uno stupido, vede che il Bari sul mercato non ha un atteggiamento aggressivo, anche se poi vedremo la qualità del lavoro, che se poi la squadra arriverà quarta diremo che hanno fatto un grande lavoro, e quindi dice non è che qua posso fare la parte del fesso io. E qui lui dice mercato così, tante scommesse e non nomi di primissima fascia, perché devo fare io quello che poi mi brucio? Anche lui fa un po' come ha fatto Antonio Conte a Napoli. Vabbè, Longo lo fa in maniera molto più garbata, che ha fatto sembrare che il Napoli fosse una squadra di scappati di casa, sì, e per poi dire che ha fatto il miracolo ad arrivare magari terzo in classifica. Quindi non ci vedo nulla di clamoroso, per me è il gioco delle parti, però ripeto, l'obiettivo playoff è troppo largo. Io vorrei sentire almeno dire a Bari che noi puntiamo a stare tra le prime, poi puoi arrivare anche quarto, quinto, ma vicino alle prime, lottare per i primi posti, poi non ce la fai. Playoff vuol dire che tu se sei decimo a gennaio più o meno sei in linea con i programmi. Un barese non può essere contento se la squadra è decima, nona, ottava, perché vuol dire non competere per i traguardi massimi. Poi se vogliamo sperare, come due anni fa, che una squadra senza molte ambizioni arrivi a un minuto nella Serie A, ma quelle per me rimangono eccezioni. Sì, eccezioni, poi c'è il campo che mette il verdetto. Ti chiedo però che voto, anche che valutazione dai a quello che è stato il mercato del Bari, poi anche complicato per Magalini di Cesare proprio per il budget a disposizione, non a caso sono arrivati praticamente all'ultimo giorno per definire questa rosa, almeno in termini numerici, a disposizione di Longo. Senti, siccome mi sto annoiando in questi giorni a leggere i social, io do un bell'otto. Vengo investito. Vuoi creare polemica? No, guarda, no. Cristian, proprio l'altro giorno, non so, ero forse ospite di Michele, no, forse tanti, vabbè, non ricordo. Mi vorrei sottrarre a questo tipo di voto, perché poi, sai, le valutazioni a volte vengono anche fraintese, sembra quasi che uno voglia sempre rompere le scatole. Io credo che non stia manco a noi, o meglio, chi lo vuol fare lo può fare, ci mancherebbe altro. Io, per esempio, alcuni giocatori nemmeno li conosco. Quindi come faccio a dire se il difensore Simic può essere il nuovo di Cesare, non può essere, è bravo, non è bravo? Non posso sapere come stava Lasagna, che ha fatto, secondo me, a Genova una grande partita al netto di qualche errore di troppo. Quindi è difficile anche valutare. Io dico che a questo punto è giusto che sia il campo a parlare. Ci sono degli obiettivi dichiarati. Vedremo se gli obiettivi verranno centrati, come verranno centrati, perché un conto, ripeto, è arrivare ottavo a 30 punti dalla prima, un conto è arrivare quinto per due punti sulla quarta e magari per qualche episodio sfortunato, e dipende anche la squadra che tipo di prodotto offre. Quindi io direi che rimanderei il... Per dare un giudizio dovremmo anche sapere cosa hanno avuto a disposizione di Cesare e Magalini. Sicuramente si è capito che meno dell'anno scorso. Ci dicono perché le entrate... Sì, perché è stata meno. Una sorta di autofinanziamento sul mercato, Antonello. Questo è emerso poi da quelle che sono state le operazioni del Bari. Però non c'è Bari. Stata, secondo me, la voglia di, ripeto sempre, non di fare follie, ma di dare qualcosa in più, un segnale in più alla piazza. Ecco, per far ma non alla piazza, per me a te stesso. Anche io ritengo una cosa, se tu a Bari avessi preso due giocatori forti di nome, quei soldi li recuperi in 10 partite in casa. Quindi non le vedo follie. Il Bari fa sempre scelte un po' di seconda fascia, non si va mai sulla certezza, il che non vuol dire che non riusciranno. Anche Falletti. Oh, Falletti è un giocatore importante per la categoria. È certo. Piaciuto a tutti, l'abbiamo incontrato tante volte, e lui viene anche lui da un paio di anni così. Chiaro che se Falletti fa il Falletti è un discorso. Come Kevin Lasagna, perché Lasagna parliamo di un giocatore che ha già fatto vedere che in ogni strappo manda in crisi la difesa avversaria, perché l'abbiamo visto col Sassuolo, con la Sampdoria. Stato anche lui, diciamo, una scommessa, fra virgolette. No, certo, no? Perché è anche lui in cerca di rilancio, quindi poi... Quindi, questo è un po' quello che ti fa dire... Vediamo, il ragazzo che era d'Ancona, sì, con l'Istacò, di cui si parla benissimo, però sappiamo che un conto è la C, un conto è la B, magari domani si scoprirà che il Bari ha pizzicato il nuovo Vieira, nuovo Pogba, quindi non me la sento dare un voto. Io dico che vedremo, giudicheremo quello che il Bari saprà fare e come lo farà, perché uno può anche, ripeto, arrivare ottavo, ma con una squadra brillante. L'anno scorso il Bari poteva arrivare anche ottavo, ma è stata una stagione che... ha lasciato tutti, diciamo, increduli per come è stata gestita dall'inizio alla fine. Allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport.
children. I really is it, really is it to recognize? Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Nuova Vitara Hybrid è qui. Suzuki è tecnologia da incentivi. Fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu. Travel Caffè, un mondo da scoprire. La tua agenzia viaggi di fiducia. Passa da noi a gustare un buon caffè e a scegliere il tuo prossimo viaggio. Travel Caffè organizza viaggi di gruppo, individuali, eventi e tanto altro ancora. Cosa aspetti? Vienici a trovare Travel Caffè, per te, con te. Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport, sempre in studio con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Che scherzava sull'otto, che non vorrei trovare 24.000 messaggi. No, però poi ci sono da fare delle distinzioni, perché poi secondo me con il budget che avevano a disposizione, Magalini di Cesare hanno fatto secondo me quello che potevano fare, quindi il possibile. Poi però, è chiaro che però la chiarezza sì, è sempre importante. È importante. Domani c'è questa conferenza stampa in cui sentiremo Magalini, mi piacerebbe sentire anche il nostro ex capitano, anche perché lui secondo me ha un ruolo che va oltre quello tecnico. I baresi l'hanno eletto a, diciamo, a idolo, a fra un po' gli dedichiamo anche una strada, quindi secondo me la sua presenza, sentire è giusto che lui cominci a fare il dirigente. Sì, sì, anche per farci capire anche come è andato che questo parli, mercato. Noi, la gente si fida di lui, uno gli chiede, ma tu vedi ambizione? Lui quando è rimasto ha detto, io ho parlato col presidente, ho visto nei suoi occhi grande ambizione, la mia, il mio sogno rimane la Serie A, riportare il Bari, per cui ho giocato ancora perché volevo riportare il Bari in Serie A. Io tifoso gli chiederei, Valerio, tu rivedi questa, rassicurami, perché tu non sei più l'ex giocatore idolo del tifoso, che la gente se lo abbraccia per strada. Oggi fai il dirigente, io vorrei sentirti parlare e devi dire qualcosa alla città, perché non sei Vicari, non sei Maite, sei qualcosa in più. E lo sei costruito sul campo, no, la gente certo, te lo ha dato, lui, secondo me che un po' oltre, diciamo, un po' oltre, ma questa è una mia, forse sono fatti così, a volte si eccede, si è negativo, era esagerato quando di Cesare era nel mirino, esagerato è stato un po' il dopo. Ma comunque, lui ha fatto delle grandi cose le ultime due stagioni, anche da un punto di vista caratteriale, del temperamento, ha giocato con la spalla determinante, rotta. Determinante, sì, determinante. Quindi, oggi è giusto che parli anche lui. Perché poi tutti ci aspettavamo investimenti più importanti per un Bari sin da subito ambizioso, però poi speriamo che il campo possa in qualche modo sorvertire i idee, pronostici. Le idee servono, le idee ma servono, non però sempre sono sufficienti per vincere. Tocchiamo. Tu mi dici, ma due anni fa stavamo vincendo. Lo so, sì, ma succede di rado. Vabbè, noi ci speriamo. Vogliamo parlare anche di società, perché ieri poi il sindaco di Bari, Vito Leccesi, intercettato all'inaugurazione del campo Mirko Variato a Japigia, ha parlato anche di Al-Shabaab. Quindi vediamo il suo punto di vista, poi lo commentiamo insieme.
No, al momento non ho nessuna novità. Io l'ultimo incontro con lo Sheikh è quello del 12 luglio, dopodiché non ho avuto nessun riscontro. Leggo quello che leggono tutti sui giornali, notizie vere, false, ecco, non lo so. Dicono che spero... a metà mese torneranno, è così? Non so, io non ho notizie che vanno in questa direzione. Certo, se dovessero tornare saranno benvenuti in questa città. E allora, queste le parole del sindaco di Bari Vito Leccese. A quanto ci risulta, Antonello, l'incontro ci sarà con Al-Shabaab, ci sarà tra fine settembre e inizio ottobre. Un incontro istituzionale, soprattutto politica. Sì, politica, per parlare soprattutto di investimenti sul territorio. Al tifoso il Bari interessa. Però poi è chiaro che di pari passo va anche quello che è l'interesse di Al-Shabaab per il Bari. Però qui al momento diciamo che non filtra nulla. Ci risulta che non sia stato firmato alcun patto di riservatezza. Però chiaramente non si può parlare di trattativa e non possiamo dire che alla fine ci siano ancora adesso i presupposti per sedersi, Antonello, attorno ad un tavolo. C'è una Bisogna capire se il Bari vuole vendere, a quali cifre e se soprattutto Al-Shabaab è pronto magari a quell'offerta poderosa di cui parlava Aurelio De Laurentiis qualche mese fa. Però poi poderosa fa cazzo, no, dico, fa cazzotti. Se tu ritieni che il tuo bene ci voglia un'offerta poderosa, dovresti fare anche come approccio un mercato poderoso, che vuol dire che la piazza è poderosa. Però qui entriamo sempre nel solito discorso. Io la mia posizione, parere sì, la tua opinione, non la cambio. Per me il Bari non è in vendita, nel senso che è una cosa anche abbastanza, madonna che tuoi, che qua piove. Siamo per fortuna al coperto, magari può saltare tutto, però al momento siamo al coperto. Vedi, non si può parlare di questioni societarie. Che nevica. Ci scherziamo su, però poi è chiaro che è un tema molto sensibile, perché poi questa può essere in ogni caso comunque un'occasione anche irripetibile. Per Bari sarebbe un'occasione forte, però nessuno può obbligare qualcuno a vendere. Secondo me, ripeto, è una mia opinione, non è che ho notizie in merito. Secondo me il Bari non è in vendita, perché il Bari secondo me è funzionale, ha una strategia aziendale, loro fanno calcio e quindi nel calcio avere una squadra come il Bari, che non è il pizzichettone, è un'opportunità importante di valorizzazione anche del brand il Mauro, dei calciatori più giovani, quelli che non possono ancora giocare nel Napoli, che oggi è, che se ne dica, o il tifoso del Bari può pensare, è avanti alla città di Bari, e quindi è tutto strategico e funzionale. Quindi secondo me i De Laurentiis, che hanno anche, mi dicono, rifiutato un'offerta poderosa, sì quella, sul Napoli dopo uno scudetto, secondo me non ci sono queste avvisaglie, non c'è la volontà di trattare, però poi le cose nella vita cambiano in fretta, magari di fronte a un'offerta... Sì, magari c'è davvero un'offerta super importante e c'è un'apertura... Però poi vorrei avere conferma di un contatto, se non si comincia nemmeno a parlare... Non c'è, come dicevi tu giustamente, non c'è trattativa. Sì, perché dopo quel primo incontro a Milano, poi di fatto, Antonello, non ci sono stati ulteriori sviluppi. Quindi a questo punto non ci resta che attendere gli eventi. Paolo Gentili che mi fotografa. Ti fanno delle fotografie, sei fuori, è inquietante, fuori diretta, però... Sì, no, io vorrei poter raccontare... L'importante è fare chiarezza, poi, in un senso o nell'altro, se si decide di non vendere, se si rifiuta un'eventuale proposta. Me. Cioè, se uno ti dice, no, noi vogliamo essere qui, stare qui, perché vogliamo cercare... Uno a quel punto si rassegna. Quando non c'è chiarezza c'è sempre un po' i retropensieri, e quindi secondo me c'è sempre più distanza tra proprietà e città, che già è abbastanza, diciamo, abissale, e che solo i risultati potrebbero non cancellare ma attutire, attenuare. Però se si continua con queste, ripeto, il tifoso vorrebbe sapere che c'è una trattativa, al momento no. Che non vuol dire che lo sceicco non abbia interessi a capire. No, anche perché tornerà comunque in città, tornerà a parlare con le istituzioni, quindi io immagino che poi proverà ad avere un ulteriore contatto con la famiglia De Laurentiis per cercare anche un'apertura. Sì. Non si è riusciti a trovarsi a una call nel 2024, non è che è necessario mettersi su un aereo. C'è bisogno di papà, del sindaco che mi porta lì. A me questi non sono segnali. Cioè, se dopo luglio a oggi De Laurentiis e lo sceicco non sono stati capaci di, o non abbiano avuto la volontà di sedersi per poi dire no, sì, mi rafforza l'idea che secondo me il Mauro non ha in questo momento ha intenzione di cambiare il suo asset, che c'è con il Napoli in testa e il Bari, che fa parte della struttura calcistica ed è una struttura importante, perché anche il Bari come
squadra 2, 2 in senso che Napoli, purtroppo per noi, è in A, il Bari è in B, l'anno scorso si è salvato ai play-out, e quindi questo è il mio pensiero, ripeto, non è una mia informazione, secondo me il Bari non è in vendita, però sarei felicissimo di aver preso uno dei tanti granchi. Va bene, torniamo per un attimo al calcio giocato, soprattutto no, però vorrei tornare a quelle che sono state le parole di Nunzio Lella alla tua domanda, Antonello, anche per ricordare la figura di un nostro grande amico, di mister Mario Cardinale, che poi è stato veramente una persona, con te Cristian tante volte ci siamo fermati a parlare con Mario, ci ha fatto proprio compagnia, un appassionato di calcio, soprattutto di ragazzi, di talenti, un po' come era con Gigi. Con Gigi Frisini, anche noi qui sì. Fuori ci fermavamo, era proprio gente, avevano gli occhi della passione. Io ho fatto questa domanda a Nunzio perché ho detto, guarda, il mister ci ha massacrato, perché ripeteva sempre questo. Sì, era davvero il suo orgoglio. Sì. Poi Nunzio l'ha raccontato, l'ha visto. Lo sentiamo questo passaggio, Antonello, anche con la tua domanda a Nunzio Lella. Nunzio, io ti conosco oggi, però mi sembra di conoscerti da sempre, perché io come altri colleghi abbiamo avuto il privilegio e l'onore di avere l'amicizia, la considerazione, la stima di un personaggio a te molto caro, che è il mister Mario Cardinale, che come immaginerai ci ha letteralmente massacrato su di te, ci ha raccontato sempre di tutto, e quindi per noi è stato un piacere, oltre che verificare che Mario aveva ragione, ma Mario sbagliava veramente molto poco, ti volevo fare i complimenti, perché oltre a quello che di te si sapeva, con quel passaggio a Vanzari hai anche dimostrato che non sei solo un ragazzo di quantità e di personalità, come hai dimostrato. Ecco, su Mario mi piacerebbe sentire un tuo ricordo, qualche episodio insomma che ti lega a lui, perché davvero, penso che lo saprai, parlava solo di te. No, per quanto riguarda il mister, ho un bellissimo ricordo di lui. Un aneddoto che posso dirvi è che quando ero piccolo giocavo nel Santeramo, lui mi ha scoperto lì nel Santeramo, avevo l'età di 8 anni e lui ha subito deciso di farmi giocare con quelli di 3 anni più grandi di me, nonostante fossi comunque un ragazzino che le prendeva e basta, però lui mi ha sempre seguito, mi ha sempre supportato, non posso fare altro che ringraziarlo. Quando, non vi nascondo che quando ho fatto l'esordio, poi a fine partita ci ho pensato e diciamo gli ho fatto una preghiera per lui, e per me è veramente stata una persona fondamentale per la mia carriera. Sì, sicuramente, perché lui ci teneva tantissimo a me, avevamo un rapporto come padre e figlio, quindi spero di averlo reso felice, ecco. Bello, emozionante anche il ricordo. Devo dire di Lella. Che Mario me l'ha sempre descritto bene, sia come calciatore, perché diceva che era bravo, e devo dire che mi è piaciuto molto, io l'ho messo come migliore in campo. Sì, è entrato bene, deciso. Sono entrati bene. E anche lui con personalità, ha calciato più volte, quel passaggio che se l'avesse fatto un numero 10, quasi quel no look. Ha fatto quello che dovrebbe fare una mezzala in campo. Lui l'ha fatto. Ma poi mi parlava di un ragazzo bravo. D'oro. E devo dire che io raramente mi sbaglio su quello. Nunzio Lella ha una espressione facciale dolcissima, sembra veramente un ragazzo umile. Devo dire che ho letto anche su Facebook la dedica del papà quando, credo, non so se quando ha fatto l'esordio in A, a Venezia, in Venezia, Lazio-Venezia. E quindi questo vuol dire che anche lui viene da una famiglia di persone per bene, perché non è facile ricordarsi di chi ha creduto in te. Quante volte gente dimentica, quando trova il successo. E quindi io faccio i complimenti a Nunzio, li auguro veramente, spero. Io quando c'è un Baresi di mezzo, ditemi quel che volete, ho sempre un po' di gusto in più. Quest'anno ce ne sono 3, perché c'è Manzari, c'è Nicola Bellomo. Devo dire che anche Manzari non è arrivato con la qualifica di giocatore che potesse spaccare il campionato. Non è che abbia fatto sfracelli, però mi piace come entra, perché non è facile a volte entrare a partite in corso. Lui ha giocato bene anche quando è partito. Ma quando entri a partita in corso lo è ancora di più. Peccato quell'azione, sarebbe stato fantastico. Sì, l'assist di Lella, bellissimo. Azione e il tiro straordinaria. Di Manzari, me ne parlava sempre bene Checco Palmieri, col quale ho chiacchierato anche l'altro giorno, e mi ripete sempre: abbiamo detto che Giacomo è, insomma, e poi spero anche che anche Nicola Bellomo, che ha avuto un po' quel finale di stagione abbastanza, diciamo, controverso, riesca a ritrovare un po' di spazio, che anche lui quando gioca ci mette sempre
quell'anima che... Beh, abbiamo visto, col Sassuolo è entrato anche nell'azione che poi ha portato al gol, Varese, al gol di Lasagna. Secondo me, quando anche Giovanni Roseto, Angelo Terracini raccontano che Salvemini diceva loro, voi siete degli ultra che hanno la fortuna di giocare, quindi sicuramente c'è non dico un impegno in più, perché io parto dal presupposto che qualsiasi giocatore si impegni, però il Varese secondo me ha una marcia in più anche mentalmente. Come senso Giovanni raccontava di sempre, sì. Quando un Varese perde, tu non hai voglia manco di uscire, hai quasi difficoltà a incrociare lo sguardo del tifoso. Andiamo ancora in pausa pubblicitaria, tra poco. Nuova Vitara Hybrid è qui. Suzuki è tecnologia da incentivi. Fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Rieccoci insieme, sempre in studio con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Poi avremo un ulteriore spazio che dedicheremo alla Polimnia, però resterai comunque con noi, sì, praticamente. Intanto è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Marco Pissardo sino a giugno 2026, lui andava a scadenza a giugno 2025. Leggo anche qualche parola di Pissardo. Bari è sempre stata la mia priorità, sono molto felice e orgoglioso di questo rinnovo, ringrazio la società per la fiducia, i miei compagni, lo staff e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Devo dire, un rinnovo meritato sul campo, perché è stato poi decisivo nel finale della passata stagione. Mi ha rubato le parole, meritatissimo, perché è entrato in un momento molto complicato dove si poteva crollare e sarebbe successo l'inferno. Lui ha retto anche mentalmente. Poi devo dire che un giorno l'abbiamo anche incrociato qui, devo dire un altro, io sono molto attento alla parte umana. Che è dietro il campo, veramente un ragazzo puro, bravo, come ce ne sono pochi, e quindi sono felice per lui. E il Bari sa di avere un'alternativa, e chissà, perché visto che il portiere titolare non ha cominciato benissimo. Radunovic ha avuto un inizio un po' così, difficoltoso. Un po' sulle uscite, forse non voleva far mettere in difficoltà Brenno, e ora vi faccio vedere che anche io ho qualche difficoltà così. Anche Brenno sulle uscite non era il... Speriamo possa crescere. Dobbiamo dare tempo un po' a tutti i giocatori. Voglio sperare che sia anche l'anno di inattività a Cagliari che abbia ora un po' anche influito su questo inizio di stagione. I giudizi all'inizio non bisogna mai essere, secondo me, trancianti. Né bocciare né gasarci. Vedi, un giocatore può partire bene, vedi Favasuli, poi ha avuto magari un paio di partite un po' più complicate. Non bisogna, secondo me, volere a tutti i costi dare una patente, che sia di ottimo giocatore o di giocatore inadatto. Quindi anche Radunovic credo che abbia la possibilità di migliorare. Se mi chiedi finora, ecco, non mi ha particolarmente convinto, però ha tempi e modi per farci cambiare parere. Ieri intanto ha rinnovato anche il contratto Vicari sino a giugno 2027, che anche è il là, capitano devo dire che del Bari. Sì. L'anno scorso non ha vissuto come tanti una stagione alla sua altezza, però sicuramente un difensore affidabile che forse deve anche abituarsi a giocare senza di Cessere, che è sicuramente un riferimento importante in campo, non fosse altro per il suo modo di vivere la partita molto, molto intenso. E allora, Antonio, ti voglio far vedere delle immagini dall'archivio del professor Gianni Antonucci, che salutiamo. Immagini legate allo Stadio della Vittoria. Perché... Che mi ha chiamato l'altro giorno. Ah, sì, sì. Ha chiamato dolcissimo. Ci segue sempre con grande affetto. È grande. Ed è sempre... E ancora sempre questa voglia di occuparsi del... È sempre del in forza. Sì, 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 sì. Incredibile. E allora, 6 settembre 1934 fu inaugurato lo Stadio della Vittoria, quindi domani saranno di fatto 90 anni, e quindi ti chiedo a questo punto, da tifoso, da cronista, quello che vuoi, un tuo ricordo anche legato allo Stadio della Vittoria. Allora,
Tu credo che non l'abbia visto. Non da detto lavori, però da tifoso, da piccolino, però ci sono stato. E quindi, voglio dire, capisci che cosa era quello stadio là. Per chi appunto ha qualche anno in più, per chi l'ha visto, quello rimane lo stadio per il calcio. Perché era proprio un catino, poi c'ha un fascino particolare, poi sono legati ricordi di squadre storiche. Da un punto di vista emozionale, per il Barese, ripeto, per chi l'ha vissuto, il della Vittoria rimane forse lo stadio. San Nicola è uno stadio moderno, più bello, più grande, insomma, non si possono fare paragoni. Però il della Vittoria per il Barese rappresenta tantissimo. Io solo vedere quelle immagini quando si entrava in coda queste come si chiama? Gli ingressi erano stretti, a volte si rimaneva bloccati. Era ancora un altro calcio. Però quello. C'era un'adrenalina durante le partite. Beh, vedi, straordinarie queste foto lo stadio. Certe gare di cartello, secondo me 40.000 era il tetto massimo, ma secondo me eravamo molti di più e c'era un tifo ancora più pazzesco, perché anche 20.000 lì, 10.000 lì si sentivano. Era meno dispersivo. C'è un ricordo che ti porti dentro, Antonio, la prima cosa che ti viene in mente legato allo stadio della Vittoria? Ma ricordo il Bari di Pierpaolo Scarrone, di Sigarini, di Troia, d'Angelo, il compianto d'Angelo, di Spimi. Ricordo mio padre che premiò Spimi, credo, per le 200 presenze col Bari, una giornata di pioggia, un gol di Balestro in Baricomo. Ma no, tante partite negli occhi, insomma, erano... Erano anni difficili, perché poi il Bari è stato anche in C, però ripeto, l'atmosfera che c'era in quel della Vittoria era veramente fantastica. E poi ci fu quel passaggio con la Mitropa Cup, hanno giocato anche, credo, Perrone, sì, al della Vittoria, sì, quindi insomma poi siamo passati al calcio moderno, che per tanti versi non mi fa impazzire. Io preferisco ricordarmi, mi emoziono a ricordare quel calcio lì, quello in cui tornavi a casa di corsa per guardare un minuto al 90° minuto. Oggi ci buttano questo calcio in faccia, però francamente anche oltre molto... poi alla distanza che si è creata anche poi con i protagonisti, non ne parliamo, con chi scende in campo, sì, la comunicazione, prima perché è davvero un altro mondo. Io ero un bambino e i giocatori erano lì accanto a me. Ora, per fare un'intervista, non sto parlando del Bari. No, in generale sono sempre lontani, proprio non... C'è una comunicazione che quasi tende a distaccarsi è dal giornalista e dal tifoso, che per me tifoso. È un errore, perché tu lo sai, perché conduci i trasmissioni, quando c'è un giocatore in difficoltà, noi l'abbiamo visto spesso qui, sì. Quando tu lo porti a stare con la gente magari vede che è simpatico, che è bravo, si attenua la contestazione. Quindi per me è follia non tenere i giocatori fra la gente. Però evidentemente funziona così. Quindi... Sono cambiati i tempi. Poi devo dire la verità che è sceso moltissimo il livello. Cioè io ricordo la Serie C di Galluzzo, di Lele Messina e la Serie A di oggi. Oggi, ragazzi, io guardo No, è vero, sono d'accordo, il livello della Serie A, anche in Serie A, basso, dove mi addormento. Basso, molto basso. La B l'altra sera ho dato un'occhiata anche ad Altamura, Foggia, insomma, cioè, tecnicamente rispetto a certi anni... C'è un abisso. Basta guardare la fine che ha fatto la Nazionale. Io oggi, l'altro giorno, riguardavo le convocazioni, tutto il rispetto, ma a dove si va con quei giocatori? La patria di Totti, Del Piero, che giocava e non giocava... Zola giocava e non giocava. Roberto Baggio, Mancini, non vedo qualità, non so come se ne possa uscire. Si parla di errori alla fonte, alla base, c'è i settori giovanili, però svegliamoci, ragazzi, perché altrimenti, io l'ho sempre detto dopo che fu massacrato Ventura e dissi non prendiamocelo solo con lui, è troppo comodo, visto che gli anni prima per due volte l'Italia era stata eliminata al primo turno. Tra primo turno e i gironi eliminatori sei lì. Io dissi non vorrei che l'Italia salti addirittura 3-4 edizioni di mondiali, che sarebbe veramente saltare 2-3 generazioni di ragazzini. Per un ragazzino non vedere la propria nazionale ai mondiali o fare figuracce come quella degli europei è un disastro di comunicazione, di immagine. È stupendo che un ragazzino si innamori, come facciamo tutti quanti insieme, vero, alle Olimpiadi, vero, per la maglia azzurra. Quindi dobbiamo fare qualcosa, ma di urgente. Allora, mancano 5 minuti, poi abbiamo lo spazio dedicato alla polemica. Non so se vuoi aprire ad un paio di telefonate, lo vuoi fare tu?
vai, sì. come tuo spazio solito. Spazio alle telefonate con la preghiera di, se siete un po' arrabbiati, prendetevela con Enzo Tabacco. Solo con Enzo, scherziamo ovviamente. 0850199998, il numero per intervenire in diretta, magari se riusciamo un paio di telefonate. Vorrei tornare sull'attacco, ti sta convincendo comunque la coppia Lasagna-Novakovic, poi sì. Chiaramente bisogna fare gol, Antonello, speriamo che i due possano trovare con frequenza la via della rete, al momento è stato un po' un limite di questo inizio. Alla quarta giornata, detto dei tecnici che dicono l'importante è che tu le crei le occasioni, perché se le crei, prima o poi li fai, sono d'accordo. Se fossimo alla ventesima, no, perché se poi tu li sballi sempre vuol dire che è un difetto abbastanza, diciamo, cronico. Alla quarta giornata devo dire che mi sembra che il discorso del gol possa essere risolto, perché il gol di Lasagna è un po' di fuorigioco, gli altri due gol, insomma, qualcosa è andato anche un po' storto. Rigore sbagliato anche. Però è rigore sbagliato. Telefonata. Prendi tu, vai. Pronto, pronto, chi c'è in linea? Pronto? Sì, ti sentiamo, vai. Sì, buongiorno. Niente, io mi vorrei soffermare un attimo sulla campagna acquisti. Sì. A parte, vabbè, Palletti, che è un ottimo giocatore di categoria, è un giocatore estroso, io diciamo avrei da sollevare vorrei fare delle osservazioni su due ruoli fondamentali. Sì. Noi abbiamo ceduto Ricci al Cosenza, ma l'esterno, perché non è che possiamo giocare con Dorval, perché Dorval, con tutto il bene che gli vogliamo, non è un giocatore che, diciamo, da Bari, ecco. Anche perché negli ultimi, l'anno scorso e quest'anno ha fatto vedere poco e niente, avendo delle carenze notevoli, delle lacune notevoli in fase difensiva. E poi in attacco, dico io alla Filmauro, abbiamo un Ciccio Caputo che ormai, diciamo, è quasi al termine della carriera. Se volevano dare il segnale forte alla tifoseria e alla città, avrebbero potuto fare un accordo con Ciccio Caputo, che ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo: non sono stato contattato dalla società. Solo questo volevo dire. Grazie, Forza Bari sempre. Grazie, grazie. Caputo, sempre Forza Bari. In realtà a noi risulta che un contatto c'è stato tra le parti. Questo però non lo so. Però non so se lui avrebbe accettato. Non perché non abbia rispetto per Bari, insomma, che ci fu comunque un... No, perché al momento... Ha rimarcato anche il fatto che la famiglia... Non vorrebbe spostare la famiglia e restare quindi vicino a Empoli. Poi lui aggiunge magari che nel calcio può sempre succedere tutto, però in ogni caso... Poi tutto il rispetto per Caputo, secondo me non sono quelli i segnali di ambizione che il tifoso vorrebbe. Caputo è classe 87... a 37 anni e mezzo, sicuramente una mano ce l'avrebbe data. Io per segnali forti intendo altro per Bari, come magari come punte. Su Ricci con me sfonda una porta aperta. Sì, sono state dinamiche di mercato, il giocatore aveva chiesto la cessione, andava a scadenza a giugno 2025. Bisogna capire poi... però perché ha chiesto la cessione, se gli è stato proposto come un rinnovo che a lui, non ha accettato. Il mio giudizio tecnico è che secondo me Ricci doveva essere un titolare inamovibile in questo Bari con gli esterni che ha il Bari. Concordo con l'amico, tra lui e Dorval non c'è paragone. Ricci ha un po' il limite anche lui in fase difensiva, diciamo, non è il top, però è un giocatore che ha gamba, tecnicamente valido. Insomma, io credo, in attesa di capire anche l'apporto che potrà dare Tripaldelli, viste anche le difficoltà di Dorval, immagino che la possa, come visto con la Sampdoria, giocare anche Favasuli, perché comunque può giocare tranquillamente. Però ripeto, su Ricci io l'avrei confermato, però poi le dinamiche non le conosco. Io Ricci lo reputo, anche lui, un ragazzo molto serio, un silenzioso, non è uno di quelli che... ingombrante, infatti se n'è andato anche in silenzio con dei bellissimi messaggi social, sì, anche della moglie. Stupendo. Al volo un'ultimissima telefonata, poi spazio alla Polimnia. No, abbiamo perso il nostro ascoltatore, allora facciamo così, Antonello, andiamo in pausa pubblicitaria, così poi l'ultimo spazio lo dedichiamo totalmente al calcio vero, alla Polimnia Calcio. A tra poco. Travel Caffè, un mondo da scoprire. La tua agenzia viaggi di fiducia. Passa da noi a gustare un buon caffè e a scegliere il tuo prossimo viaggio. Travel Caffè organizza viaggi di gruppo, individuali, eventi e tanto altro ancora. Cosa aspetti? Vienici a trovare Travel Caffè. Per te, con te. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244.
L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Rieccoci insieme in studio, come detto ultimo spazio dedicato interamente alla Polimnia Calcio, perché come Telebari siamo sponsor quest'anno della Polimnia, quindi oltre al Bari, oltre anche alla Team Altamura c'è anche la Polimnia con noi. È rimasto in studio, me lo ha espressamente chiesto, Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, e ci ha raggiunto anche il vicepresidente della Polimnia Calcio, l'ingegner Enrico Tatò. Ingegnere, buonasera. Benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, buonasera a voi. Un'altra persona per bene prestata al calcio. Tu dici, ma che vuoi dire? No, nel calcio è spesso frequentato da tutte le categorie, fra giocatori, procuratori. E Enrico Tatò, assieme al nostro amico Titti, ma ce ne sono altri. E poi sono da una vita nel mondo del calcio. A volte verrebbe da chiedergli, ma che c'entri tu? Perché ripeto, io li considero persone per bene in un mondo che spesso è un po' borderline. Lo chiediamo all'ingegnere? Chiediamolo. È un appassionato di calcio, lui. Grande appassionato. Abbiamo spesso giocato insieme. Grazie Antonello. La verità è che la passione supera qualsiasi confine, quindi io mi ero ritirato. Stavo tranquillo sul mio divano a vedermi le partite quando il notaio D'Alese mi telefona e mi dice: Andiamo a Polignano, dove vai tu? Vengo io. E devo dire che abbiamo trovato un bellissimo ambiente, il presidente è persona squisita e ci stiamo divertendo molto. È iniziata una bella avventura, tra poco parleremo però di una grana, quella legata allo stadio, però lì c'è stato confortante perché c'è stato un debutto vincente a Molfetta 3-2, pareggio 0-0 contro il Gallipoli, un inizio comunque promettente per questo campionato di eccellenza. I risultati sono stati ottimi, sia perché anche le prestazioni, sia a Molfetta dove abbiamo incontrato una squadra importante, ancora di più importante il Gallipoli. Due avversari forti, squadre ben attrezzate, squadre sicuramente competitive con le quali si misureranno anche le altre favorite per il campionato. Poi la Polimnia ha un allenatore che a noi è molto caro, sia perché l'abbiamo visto giocare nel Bari, Michele, e poi sembra che sia anche come allenatore. Promette bene, è un decisionista, sicuramente ha le sue idee. Però nel calcio per me bisogna essere tosti, assolutamente. Però gli rimangiato dal... Immagino il carattere che aveva in campo, adesso lo sta mettendo dalla panchina. Era uno che io lo sfotto sempre, perché tu o prendevi la palla o... non è importante. Era uno, se vedeva anche qualche avversario che ti voleva deridere sul 2-0, 3-0, era uno che l'entrata... chiarificatrice non la risparmiamo. E allora, prima di far scatenare l'ingegner Tatò anche sulla questione stadio, perché è una questione che in qualche modo bisogna assolutamente risolvere, perché avete giocato a porte chiuse questa gara contro il Gallipoli, la vediamo la sintesi dell'incontro anche con la telecronaca poi del vostro ufficio stampa. Vito contento, vediamo lo 0-0 tra Polimnia e Gallipoli. Attraverso il è iniziato il match, batte Scialpi, tiro pericolosissimo che sfiora quasi l'incrocio dei pali, insomma ancora una dimostrazione balistica pregevole, lancia verso Manzati di testa, sponda per Lanzone, il cui controllo non è perfetto. Ancora Ramos, tiro di Ramos, prima occasione anche per la Polimnia. A dovere dunque Conte, apertura verso Loseto, vediamo se sarà segnalato il recupero. Conte prova l'imbucata verso Ramos, Lanzone al limite del... ancora Lanzone, il sinistro, grande sventola, è ancora pericolosa la Polimnia. L'assist per Manzari, fermato da tre. Poi Loseto per un soffio. Ramos lancia Lanzone che arriva in aria, tocco di esterno destro che sfiora il palo, altra grandissima occasione qui al trentesimo. Avvantaggiati, è il pallone deviato da Rizzopoulos e finisce qui.
Beh, vedere le immagini e la sintesi, un po' di rammarico c'è, perché di occasioni anche importanti sono state create. Sì, sì, sia da un lato che dall'altro. Noi soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto due grossissime occasioni. Peccato, comunque un risultato abbastanza giusto, diciamo la verità. Magari continuiamo a vedere queste immagini, stadio comunque suggestivo perché vediamo anche il mare sullo sfondo, poi chiaramente si è giocato a porte chiuse, impianto Madonna ad alto mare, ingegnere dichiarato inagibile, in passato noi vari sindaci si sono poi assunti la responsabilità di firmare anche un'ordinanza per assumersi poi la responsabilità di far accedere i tifosi all'impianto, non è accaduto in questa partita, in attesa poi che si concretizzino quei lavori tanto attesi e tanto promessi. Sì, è una questione che stavamo affrontando sin dall'inizio dello scorso campionato. L'amministrazione sicuramente si è dichiarata disponibile, tanto che è riuscita a trovare dei soldi, un finanziamento importante per sistemare tutto lo stadio. Un po' le lunghezze burocratiche, un po' il tempo che per alcuni è una variabile non proprio interessante, allora si è perso tempo. Adesso speriamo che è intervenuta la prefettura con la questura, ha ordinato la chiusura. Adesso il sindaco insieme alla commissione di vigilanza probabilmente ci sbloccheranno questa situazione, speriamo, dando delle prescrizioni in attesa di avere un campo agibile e agevole. Come dicevi tu, è in una posizione stupenda perché si affaccia sul mare, vabbè, Polignano la conosciamo tutti, quello è un altro angolo molto bello dove una struttura adeguata porterebbe altro lustro a Polignano. Anche per un danno, perché poi giocare senza tifosi non è calcio. Io ho visto col Covid o quelle rare volte porte chiuse. Sembrava una partita da Covid, sembrava peccato per lo spettacolo, perché anche erano previsti parecchi tifosi da Gallipoli, la partita meritava di essere vista. Il gruppo Ultras di Polignano l'ha vista da un balcone, si sono attrezzati. Qualche maligno sussurra che il notaio abbia scelto Polignano per garantirsi qualche cenetta in riva al mare. No? Ti piace sempre punzecchiare il notaio Tito Alestra. Il settantenne. Ti ha anche invitato e io non so, hai rifiutato, quindi bisogna in qualche modo recuperare. Intanto scendete in campo tra una decina di minuti, anche sì, meno. C'è perché la Coppa Italia, non so a Polignano che tempo fa contro il Bitonto, un esordio nella Coppa Italia d'Eccellenza, anche sì. Questa porte chiuse, anche se in effetti siamo sotto un nubifragio. Siamo sotto un nubifragio, non so, speriamo che non facciano colpi di testa a giocare con questo tempo, perché tante volte ho visto cose assurde. Comunque sì, le porte chiuse sono veramente una tristezza assoluta. Un danno, ma vi siete dati dei tempi? A parte il danno degli sponsor, della biglietteria, di tutto quanto. La visibilità. Ma è proprio l'essere lì a bordo campo a non sentire nulla, è proprio brutto. Vi siete dati dei tempi in qualche modo per la riapertura, anche in attesa poi dei lavori di ristrutturazione? Allora, le dico la verità. Io il notaio D'Alessio, probabilmente perché non del paese, quindi non sentiamo tanto l'emozionalità del problema, saremmo già andati a giocare in qualche campo vicino, in un altro stadio. Possa essere Mola, possa essere Conversano, insomma dove possiamo avere ospitalità. Avreste fatto un'azione anche forte. Assolutamente forte, ma necessaria. Io quando ero presidente del Conversano e mi rifecero il campo, andammo un anno intero a giocare a Polignano. Non è che è successo niente di particolare. Il presidente, ovviamente, polignanese, innamorato della sua città per tutta una serie di motivi, vuole accelerare. La tempistica non la sappiamo, speriamo in 3-4 settimane di avere almeno un'agibilità parziale e poter riaprire. E allora, prima hai citato Michele Anaclerio, sentiamo anche le sue parole post gara contro il Gallipoli. Va bene così, la squadra come sempre ha lottato su ogni pallone, non ci dimentichiamo che abbiamo giocato contro una corazzata, contro una squadra insieme al Barletta accreditata vincere il campionato. Era impensabile che 90 minuti mettevamo sotto il Gallipoli. Noi abbiamo preparato la partita, l'abbiamo preparata benissimo e i ragazzi hanno fatto bene quello che dovevano fare. Dopo è chiaro che comunque
vogliamo vincere, però prendiamo un bicchiere mezzo pieno. Abbiamo fatto un punto con il Gallipoli, che è una signora squadra, comunque andiamo avanti consapevoli che ora abbiamo giovedì Coppa con il Bitonto e domenica andiamo un altro test difficile contro il Mondolenti. Diciamo che questa è stata la nota dolente, no? di questa domenica, diciamo, perfetta, perché comunque è stata una bella domenica di calcio, dove si sono viste due squadre affrontarsi in maniera reale e giocare a pallone più che altro. Purtroppo c'è stato, abbiamo questo handicap, io spero che comunque il Comune o chi per esso sistemi questa situazione, perché comunque è un peccato che sia la squadra ma sia la città non possono incontrarsi, diciamo così, la domenica. Allora, queste le parole di Michele Anaclerio. Intanto leggevo che è arrivato un altro calciatore, un attaccante, un classe 2006, Camara, quindi il mercato è sempre... Per la squadra, per gli juniores. Per i juniori, ragazzi. Juniores, sì, servono tanti. E poi sono giustamente delle scommesse, vederli crescere e capire se possono diventare dei calciatori. Credo che sia questa la ratio della norma, due obbligatori probabilmente sono anche pochi. Quest'anno poi c'è la novità, sì. Anche sì, volevi aggiungere qualcosa, no, Antonello? Puntare sui giovani nel calcio, diciamo, dilettantistico è fondamentale. È un dovere, insomma, nel senso che al di là del fatto dei costi. Ma è bello anche, come diceva il Presidente, vedere questa scommessa, se il ragazzo su cui tu punti riesce a crescere e poi magari un giorno vederlo in categorie più importanti. Poi dicevo, quest'anno c'è la novità anche dalla scuola calcio, che quindi un altro progetto che avete abbracciato, sì, anche per noi tanti, sì, parte, ragazzi. Sì, è partita la scuola calcio, i vari livelli, abbiamo avuto tantissime iscrizioni, un bel entusiasmo e quindi è stata fatta anche uno staff di allenatori adatti per i bambini e i quindi ragazzini. È fondamentale la scelta dei personaggi scelta, giusti, sì, per... Quelli sono, è tutto da lì nasce l'educazione calcistica. Chi deve insegnare non solo a giocare a calcio ma proprio a comportarsi e l'approccio allo sport. Leggevo le formazioni, chiaramente un po' di turnover anche per quanto riguarda mister Anaclerio, non vedo chiaramente Manzari, come si sta comportando? Perché Manzari non tramonta mai, è sempre, Manzari è anche è sempre incredibile, è Loseto, sì. Ma Fabio Loseto, eh? No, no. Mi sfugge il nome, vabbè. Lo recuperiamo. Allora, Gennaro Manzari e Loseto hanno quasi 39 anni, ma si allenano. Non li dimostrano? Non li dimostrano né fisicamente, ma soprattutto non li dimostrano negli allenamenti, nel campo, nello spogliatoio. Nell'atteggiamento. Manzari io l'ho avuto quando era juniores. La maggior ragione. E quindi ne ho conosciuto l'evoluzione, ma lui è da più di 15 anni che è a questi livelli. Sono dei trascinatori, onestamente. E poi un figliotto. Gianluca Loseto. Gianluca Loseto. Chiedo scusa a Gianluca, ma... La Manzari è un figliotto del notaio. Sì, sì, sì. È anche poi uno che la porta la vede sempre, a qualsiasi età. Ma vedi, a tutti i livelli è importante fare il giusto mix fra giovani... E poi servono quelli che l'esperienza, ragazzi, fa. Conta quanto una bravura tecnica o tattica. Il giocatore che sa gestire certe partite, l'importanza del momento. I ragazzi vanno guidati. Allora, Ingegnere, prima di salutarci, chiaramente un progetto intrapreso un anno fa con il notaio titolare, l'ambizione qual è? Vi siete fissati un obiettivo? No, è semplice, vincere tutte le partite, in casa e in trasferta. Mi sembra giusto. E abbiamo risolto tutti i problemi. Mi sembra giusto. Ingegnere, ma lei rispetto al notaio, è più calmo nel seguire la partita o... No, siamo due il mondi... notaio scatenato. Siamo due mondi completamente diversi. Sì. Il notaio è da rosso fisso. Il notaio, sì, infatti io molte volte mi auguro che venga espulso perché così vado io in panchina, ma l'anno scorso no, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, però può sempre rimediare. In ogni caso si compensano, però l'ambizione resta comunque alta, quella comunque di... Beh, sì, insomma, quantomeno di arrivare quest'anno ai play-off, anche perché il campionato è tornato a girone unico, sì. Ci sono signore squadre, sì, visto Barletta ieri, cioè, il campionato è serio, sono tanto squadre belle, piazze forti, belle, piazze vero, importanti, quindi sarà un bel divertimento comunque. Cioè, c'è un bel campionato come piazze, anche tu vai a giocare col Barletta, col Bicelli, cioè anche da un punto di vista emotivo per Polignano, no, per la proprietà, è suggestivo. È una bella soddisfazione.
Perfetto, noi vi seguiremo comunque con grande affetto. Grazie. Io ringrazio il vicepresidente della Polimia Calcio, l'ingegner Enrico Tatò, per essere stato con noi. Ingegnere, grazie e in bocca al lupo per questa stagione. Un ringraziamento anche al giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Io aspetto, ti aspetto in studio. lo aspettiamo, anche per una cena in quel di Polignano. A domani invece con un appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport.